Una 2 giorni piena di scritture e vive emozioni. Il candidato Nobel per la letteratura per Franco Bruni e la scrittrice Stefania Romito presentano i loro nuovi lavori. L'iniziativa è organizzata dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti in collaborazione con il Circolo Culturale Gocce d'Autore nell'ambito del Maggio Potentino. Bruni, nel suo Luigi Pirandello, Il tragico e la follia, racconta l'omonimo autore attraverso una prospettiva suggestiva che descrive la presenza di influssi arabi non soltanto nel linguaggio, ma anche nell'aspetto antropologico dei suoi personaggi, trascinando così il lettore in una dimensione quasi sciamanica. Mediterraneità, follia e solitudine, i pilastri fondamentali dell'esperienza pirandelliana, che è prima di tutto viaggio nell'esistenza umana. Sulle tenere note dell'amore si snoda invece la raccolta di poesie scritta a quattro mani da Bruni e Romito, intitolata Nadir e Nayeli si raccontano. Sono due amanti che si dichiarano l'un l'altro verso dopo verso, scoprendo man mano la forza del loro sentimento, tanto sublime da divenire sacro. Stefania Romito è inoltre autrice del romanzo Attraverso gli occhi di Emma, avvincente storia che racconta il tema della disabilità visiva.